Ciao a tutti! Oggi voglio fare con voi un tutorial che riguarda le zucche di Halloween. Io qui ne ho fatte due di tipi diversi, diciamo. Questa con i colori prevalentemente autunnali, mentre questa qui è una zucca che ricorda un po' i colori, diciamo, invernali, ecco. Quindi, come potete vedere, ho utilizzato decorazioni diverse, anche se la maglia più o meno è la stessa, costine. Infatti oggi voglio proporvi questo tutorial delle zucche fatte con il maglione. Questo qui è un mio maglione vecchio, questi due erano due maglioni vecchi che non utilizzavo più. Potete farlo anche con le maniche di un maglione, magari vi viene una zucca più piccolina se la manica è più stretta, però potete farlo tranquillamente con le maniche di un maglione. E da questo pezzettino di stoffa, che misura un'altezza di 30 cm e una larghezza di 32 cm. Poi lo piegheremo in doppio e andremo a cucire. Io cucirò con la macchina da cucire, appunto, farò una cucitura qui tutta per lungo. Ovviamente se voi non avete la macchina a cucire potete farla a mano, oppure potete farla anche con la colla a caldo, a voi diciamo la scelta. Dopodiché faremo due cuciture appunto filza, sia qui che qui. Comunque, adesso vedremo il procedimento. Io avevo già fatto dei tutorial delle zucche, ho deciso di rinfrescarli perché quelli lì sono i primi tutorial che io ho fatto, quindi non ci sarà nulla, diciamo, di diverso per quanto riguarda la tecnica, nel senso che comunque la tecnica per fare le zucche, almeno la mia di tecnica, è quella. È un lavoro molto semplice, molto alla portata di tutti. Cambieranno ovviamente le decorazioni, perché sono passati un po' di anni. Tra l'altro avevo fatto anche un tutorial per quanto riguarda le decorazioni per fare sia il picciolo che i tralci delle zucche, e quello resta sul canale tranquillamente perché è sempre valido, insomma. Le cose di cui avremo bisogno sono veramente poche: un pezzo di tessuto, tanta fantasia e poi delle decorazioni che possono variare a seconda del risultato che poi noi vogliamo ottenere, diciamo. Quindi mettiamoci al lavoro e buona creatività a tutti!
Bene, questa è la mia zucca profumata terminata. Come potete vedere, a livello di decorazioni non siamo tanto lontani. Questa è venuta un po' più alta, infatti questa qui io l'avevo fatta alta di 25 cm, mentre questa qui, come abbiamo detto prima, è di altezza di 30 cm. Quindi, a seconda se voi le volete più basse o più alte, dovete cambiare l'altezza e anche la larghezza, se le volete più piccole o più grandi, ovviamente. Come vedete, le decorazioni sono piuttosto semplici e potete farle con diversi materiali. Potete utilizzare il panno Lenci, il feltro, volendo anche la gomma Eva, come preferite, insomma. Oppure potete utilizzare, appunto, ecco, come nel mio caso, l'aiuta. Poi, vabbè, io ho utilizzato delle foglie artificiali, ovviamente, delle bacche. Qui ho utilizzato anche una piccola apina da incollare. Per i tralci, come avete visto, ho utilizzato un fil di ferro verde, mentre qui ho utilizzato un filo metallico, appunto, argentato, per mettere le perle e tutto quanto. In questo caso qui ho rivestito un tappo di sughero con questa specie di maglina glitterata, quindi potete tranquillamente farlo anche così, potete rivestirlo con lo spago, potete rivestirlo con l'aiuta, potete lasciarlo anche tranquillamente che si vede il sughero, che è bellissimo uguale. Poi per cucire, appunto, per fare i passaggi del filo e quindi per fare gli spicchi della zucca, io ho utilizzato questi aghi qua, che sono gli aghi quelli per le bambole, sono aghi della Premma. Come profumo all'interno ho utilizzato le perle di ammorbidente, perché a me piace il profumo del bucato, diciamo, il profumo di pulito, ma volendo potete utilizzare tranquillamente anche un profumo all'interno, basta spruzzarlo sulla lana dell'imbottitura e avrete il vostro profumo preferito. Potete mettere degli oli essenziali sempre all'interno della lana, potete profumarle con quello che voi volete, con del riso anche profumato, sempre dentro magari un sacchettino. Questa è la mia idea di zucche, diciamo, decorative. Poi, a seconda anche di dove devono stare, dovrete cambiare ovviamente il profumo. Bene, io spero che il tutorial vi sia piaciuto, spero che riusciate a fare tante di queste zucche, perché secondo me sono veramente bellissime. A me quindi non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, di attivare la campanella per restare aggiornati, appunto, sulle prossime uscite dei nuovi video, e se il video vi è piaciuto di condividerlo. Questo è importantissimo per il canale perché aiuta la crescita del canale stesso. Ciao!